Ciao Stefano, Ciao. cosa posso dirti? Avrei tante cose da dirti. C'è una parola che mi viene in mente ed è una parola davvero molto importante e questa parola è grazie. Grazie a te. Grazie per esserti preso del tempo, grazie per aver accettato il mio invito, grazie per la persona che sei e grazie soprattutto per il valore aggiunto che porterai all'interno di questa diretta condivisa su Facebook e soprattutto grazie per la tua disponibilità, perché come gli spettatori vedranno abbiamo dovuto modificare l'iter di trasmissione. Siamo collegati da ben tre dispositivi per dare la possibilità alle persone di ascoltarci. Ho avuto la possibilità ed il piacere di conoscere Stefano Cusin quasi un anno e mezzo fa tramite questo grande strumento che è internet, tramite Facebook. Abbiamo iniziato a scambiarci delle chat e dopo lo scambio di queste chat è emerso che avevamo anche molte conoscenze in comune. Nomino una persona cara ad entrambi che si chiama Gianluca Sorini, che è un mio ex compagno di squadra ed un tuo collaboratore. Molti definiscono Stefano Cusin come l'allenatore giramondo. Personalmente preferisco definirlo come una persona di grande spessore, è una persona dai grandi valori umani ed un professionista con un'esperienza internazionale, perché ha avuto la possibilità ed ha ancora la possibilità di allenare in località come Bulgaria, come Emirati Arabi, come Palestina. Ha fatto un percorso importante. Proprio in merito a questo, Stefano, qual è stato il tuo percorso e qual è stata la motivazione che ti ha spinto a sviluppare la professione di allenatore? Iniziato fondamentalmente un po' per caso, nel senso che mia moglie attuale, all'epoca fidanzata, aveva un fratello e questo fratello giocava a calcio a Cassino Fiorentino e a un certo momento faceva parte di una squadra, tra virgolette, perdente. Perdevano 3-2, che poi non esiste squadre perdente, dopo ci torneremo, però è una squadra che perdeva tutte le partite, quindi l'allenatore ha dato le dimissioni, non avevano una soluzione, quindi a un certo momento un dirigente ha pensato a me, quindi io all'epoca ancora giocavo, l'ho fatto così, era diciamo un modo di dare una mano gratuitamente prima di tutto e poi ero anche curioso di vedere il calcio sotto un'altra luce e poi avevano bisogno, quindi ho dato una mano. A fine stagione, cioè dopo 4-5 mesi, mi è stato proposto di proseguire, questa volta in modo, non voglio dire più professionale, però comunque c'erano dei termini, c'erano degli accordi economici, quindi ho cambiato prospettiva e da lì è stato tutto un susseguirsi di emozioni, di studio, di studio direi fondamentalmente. Di studio. Tu sei una persona che si prepara molto, Stefano. No, nel senso che è chiaro che l'ho fatto, la prima esperienza è stata per dare una mano e avevano bisogno e quindi ho dato quello che io, però dal momento che dovevo fare affrontare una stagione dall'inizio alla fine con un rapporto contrattuale, dovevo prepararmi in modo differente. Quindi ho dovuto a quel punto lì comprare libri, aggiornarmi, fare domande, parlare con chi già allenava da anni per capire se quello che avevo fatto già intanto in questi primi mesi era giusto oppure no. Bene, chiedo una cortesia nel frattempo alle persone che si stanno collegando. Dateci un feedback se ci sentite in modo chiaro e scriveteci anche da dove siete collegati perché abbiamo dovuto approntare un collegamento in extremis e ringrazio nuovamente Stefano per la sua disponibilità. Scriveteci se ci sentite bene e se ci vedete bene. Vedrete, anzi, state già vedendo la mia immagine in piccolo perché siamo collegati tramite il mio dispositivo cellulare e tramite un collegamento Skype. Di conseguenza vi sono davvero grato per la vostra disponibilità e per l'aiuto che ci date. Stefano, nei giorni scorsi sono rimasto colpito da un aspetto.
Mi sono collegato su Facebook e ho visto una foto di quando allenavi il glorioso Gruppo Sportivo San Domenico, società nella quale ho avuto la possibilità anche io di militare per 5 anni. Ed in questa foto tu allenavi il settore giovanile del San Domenico. E sono rimasto colpito da questo aspetto. Molti ragazzi si ricordano ancora di te, sia per l'aspetto professionale e per l'aspetto umano. Addirittura nei commenti c'era scritto Stefano Cusin, maestro di calcio e maestro di vita. Credo che questa sia una cosa molto bella perché i valori umani vanno al di là anche del riconoscimento economico e del riconoscimento professionale. Questa è una mia opinione personale che può essere anche contestabile. Una curiosità, Stefano, come crei empatia con i singoli giocatori? Non credo ci sia una ricetta magica, cioè penso che ognuno di noi ha una sua personalità e per prima cosa devi amare quello che stai facendo e devi amare i tuoi giocatori, tutti, non soltanto quelli bravi, devi amarli tutti e questa è la prima regola. La seconda regola per me è la coerenza, nel senso che riesci a avere l'adesione dei ragazzi se sei coerente, cioè tu non puoi fare differenze di trattamenti, allora uno arriva in ritardo, ad esempio, però è bravo e finisce con una battuta, un altro che è meno bravo arriva in ritardo e lo mette in punizione. Ecco, queste sono le cose, le ingiustizie che fanno sì che a un certo momento un gruppo ti segua o meno. E quindi io non so perché si crea questa chimica. Di sicuro da parte mia c'è passione, da parte mia c'è amore, da parte mia c'è sempre stata, soprattutto quando allenavo il settore giovanile, un coinvolgimento a 360 gradi, cioè a me interessava sapere anche al di fuori del campo come andava, quello che facevano, come erano a scuola, si faceva battute, si creava questo clima di complicità, ma allo stesso momento comunque di serietà e ti posso assicurare che erano tutti ragazzi bravi, sotto tutti i punti di vista. Ho visto ragazzi che all'epoca avevano 14-15 anni, adesso ne hanno 35 e quindi sono uomini e fa molto molto piacere che loro si ricordano di alcuni particolari, alcune partite che magari dimentichi col tempo, oppure sono io stesso a ricordarvi un episodio e questo è una cosa che ti lega per tutta la vita. Questo è un aspetto molto importante. Tra l'altro, ho letto il commento di un nostro conoscente in comune, di Simone Bennati, che proprio si riferiva a te con termini molto, molto gratificanti. Si ricordava anche di un suo gol, dei gol che aveva fatto fare, del rapporto personale e professionale che vi legava e che vi lega ancora. Questo è un aspetto che ho notato, cioè qualcosa di davvero molto bello. Stefano, approfondendo il discorso in merito al settore giovanile. Come era il settore giovanile quando hai iniziato a allenare te? Come adesso il settore giovanile? E soprattutto, come dovrebbe essere il settore giovanile in base alla tua opinione autorevole? Autorevole, ora non esageriamo, è un mio punto di vista, penso che ognuno ha il suo punto di vista e io oggi cercherò di esprimere il mio. Allora, bisogna intanto rimetterlo nel contesto, si sta parlando degli anni 90, perché io la prima esperienza l'ho avuto nel 93 e quindi sono quasi 30 anni e quindi era anche un altro calcio, era anche un momento differente a livello economico, era tutto diverso. Quindi partiamo dall'aspetto tecnico, tecnico-tattico. Io quando ho iniziato ad allenare andava di moda Sacchi. E Arrigo quindi Sacchi, il tecnico rivoluzionario di Fusignano? sì, però il problema è che chiaramente andava di moda anche Zema. No, il problema è che se tu alleni il settore giovanile devi avere un approccio completamente differente. Tu non puoi prendere quello che faceva Sacchi al Milan e ridurre un po' la quantità e proporre pari pari la stessa cosa. Perché? Perché tu hai dei ragazzi soltanto 2-3 a settimana, sedute durano un'ora e mezza, un'ora e 45 quando va bene. Se tu utilizzi un quarto d'ora per il riscaldamento, un quarto d'ora per fare le salite, poi hanno bisogno dopo di recupero, è già andato via già la metà dell'allenamento e ancora non hai toccato palla. Quindi tutto questo minutaggio, se tu lo vai ad addizionare in fondo alla stagione, probabilmente a livello tecnico
una squadra che, come la nostra, per esempio, che iniziava con riscaldamento tecnico e poi esercitazione, facevamo tutto con la palla, è chiaro che il vantaggio lì per lì non lo vedi, ma a gioco lungo sì. Io tra l'altro ho avuto la fortuna, c'è la fortuna, io sono cresciuto in Francia, dove la tattica non era così in modo esponenziale, anzi la tattica non esisteva, la tattica individuale. Si lavorava tutto esclusivamente sulla la tecnica, quindi per me il calcio giovanile doveva essere prima di tutto tecnica, e quindi facevo i miei allenamenti andando a controcorrente, perché chiaramente, sai, erano anni dove comunque c'erano determinate credenze del calcio, e però mi sono sempre trovato bene, ho sempre trovato adesione dei giocatori, ho sempre avuto la fortuna di avere anche gruppi di genitori complici, perché anche questo è importante, persone splendide con le quali tuttora sono in contatto, i rapporti, anche se non ci vediamo perché magari sono fuori, però diciamo che anche questo poi ci torneremo, il genitore deve essere parte del processo, è sbagliato dire no, i genitori, non ci parlare con i genitori, sono pericolosi, sciupano i ragazzi. Io penso che il genitore è una risorsa e te devi sapere sfruttarla. Però torniamo all'argomento iniziale. Bene, intanto Stefano, si stanno collegando le prime persone e c'è una persona che ti saluta, che si chiama Paolo Cerofolini. Grande Paolo. Paolo ti saluta. E Paolo, se ci fai la cortesia di scriverci da dove sei collegato, e chiedo questa cortesia anche alle altre persone che si stanno già collegando, e dateci un feedback, un pollicione alto, un ok, se ci sentite forte e chiaro. Stefano, approfondiamo il discorso del settore giovanile. Come era il settore giovanile quando hai iniziato ad allenare te? Come è il settore giovanile adesso? E come dovrebbe essere? Ne abbiamo già parlato. Cioè, un qualcosa di davvero molto importante, il settore giovanile. Ma guarda, allora, come era? Infatti avevamo già iniziato a dire... Allora, il discorso è che all'epoca si lavorava molto fisicamente, anche sui ragazzi giovani, sinceramente. Però c'erano delle figure che era il classico maestro di tecnica comunque, no? C'erano allenatori, io penso allo Zambri, a San Domenico. È stato anche un mio allenatore. Sì, ma lui ha allenato generazioni di giocatori, cioè sono persone che sono nate e hanno sviluppato tutta la loro carriera dedicandosi ai giovani. E queste sono figure che adesso difficilmente tu riesci a trovare una persona che dedica tutta la sua carriera, la sua vita al settore giovanile, è difficile. Secondo me all'epoca, dal punto di vista umano, c'era più passione, più amore, il custode preparava il tè caldo d'inverno con amore, le persone che erano tantissime, le persone che lavoravano gratuitamente, toglievano spazio alla famiglia per stare vicino alla società, e quindi c'era un gran numero di persone che si prestavano a far sì che poi le cose funzionassero bene. Adesso mi pare che sia un mondo un po' più freddo, un pochino meno, c'è meno passione, c'è meno amore. Questo... C'è un po' più di distacco, mi stai dicendo? Sì, l'impressione che ho è questa, che magari si è voluto demonizzare alcune figure, alcune persone, e si focalizza tutto sul risultato e poco sui contenuti. Io qualche volta mi è capitato di andare a vedere le partite del settore giovanile, e sinceramente molto spesso, anche perché io abito accanto a un campo da calcio dove giocano tutte le domeniche, tutti i sabati delle partite, quindi io quando sono qua in Italia mi capita a volte di fare una passeggiata con i cani e guardo quello che succede in campo e capisco, insomma, e trovo ci sia meno amore, insomma, questo è un po' da parte di tutti. Da parte di tutti. Stefano, l'anno scorso abbiamo bevuto un caffè assieme, abbiamo parlato di molti aspetti di tattica, di tecnica, delle esperienze che hai avuto, della conoscenza con Walter Zenga, che è stato un punto cruciale per il tuo sviluppo professionale, delle tue esperienze in Palestina. È stato un bellissimo colloquio. All'interno di questo colloquio mi ha raccontato un episodio che mi è rimasto impresso. Durante una tua esperienza hai tenuto fuori squadra dei senatori di quella squadra per
beneficiare il gruppo, per dare valore al gruppo e per il bene del gruppo. Il presidente ti ha convocato, ti ha chiesto delle spiegazioni e tu hai risposto con poche parole, allo stesso tempo parole molto importanti e significative. Signor presidente, abbiamo bisogno di leader positivi. Su quali Esatto. punti chiave, su quali cardini si basa la creazione di uno spirito di squadra? Questo complessissimo. Cerchiamo di... Allora, questo episodio è capitato all'Etihad, in Libia. L'Etihad è la Juventus della Libia, una squadra che aveva vinto 6 scudetti in fila e che si appoggiava su un gruppo di giocatori ormai 35enni che avevano vinto tutto. E quindi è chiaro che cambiarono l'allenatore perché loro si ritrovarono quinti in classifica a 9 punti dalla prima e non erano abituati a vivere una situazione del genere. Quindi l'allenatore portoghese che era prima di me è stato esonerato e poi successivamente sono subentrato. E la cosa evidente fin dai primi allenamenti è stata che comunque c'era qualcosa che non andava. Nell'aria, c'era qualcosa nell'aria che non andava. Allora, e poi dopo andando a fondo, vedendo un po' le sedute di allenamento, vedendo già si lavorava con i primi GPS, eccetera, ho visto, capito, ho individuato, diciamo, alcuni leader dello spogliatoio che in quel momento lì è chiaro che tu facevi una seduta dove cercavi di tirare, perché la squadra aveva dei problemi a livello fisico, quindi bisognava lavorare in quella direzione lì. È chiaro che un giocatore di 35 anni fa più fatica a fare le ripetute piuttosto che possessi palla molto intensi, piuttosto che esercitazioni molto dure, e tendevano a tenere il ritmo dell'allenamento più basso, cercando a volte anche di sminuirti te in quanto allenatore, Addirittura. sì, in modo con una smorfia, una battuta, non in modo diretto, sarebbe stato troppo facile individuarli, però se l'allenatore dice, spiega un concetto, ok, dobbiamo lavorare, eccetera, e basta a volte la smorfia di un leader per mettersi in una situazione dove lo spogliatoio non ti segue come dovrebbe. Quindi in quei casi lì devi avere la fortuna di avere la società dalla tua parte. Dalla tua Se non hai la parte. società dalla tua parte sei morto. Quindi io andai dal presidente, che era il figlio di Gheddafi, era il dottor Mohamed, che era una persona straordinaria, e gli spiegai quello che era il mio pensiero, insomma, che l'unico modo per uscirne era di isolare, di ridimensionare alcuni leader. Io avevo, specialmente in difesa, avevo 2 o 3 giocatori, erano loro i leader dello spogliatoio, e quindi iniziai a fare alcuni cambiamenti. E il primo cambiamento fu quello di inserire 6-7 giocatori della primavera che andavano a mille, e di fare sì che dovessero lavorare tutti e di eliminare automaticamente chi non lavorava. E poi è stato un processo ci vuole del tempo per fare questa operazione, devi essere veloce nella diagnosi del problema. Dopo ci sono anche dei tempi tecnici per poter fare questo, però ricordo di un giocatore che avevo messo in panchina, ha detto da lui per la prima volta in vita sua, C'è sempre una prima volta. sempre la prima volta, no? Chiaramente in allenamento andava 2 all'ora, io avevo messo apposta un esterno piccolo, veloce, per vedere di farlo muovere, però no, ho capito che non poteva. Era stato un gran giocatore, ma cioè, il calcio è una cosa come la vita, va avanti, quindi ti devi rinnovare. E niente, praticamente l'ho escluso, l'ho messo in panchina, fino all'allenamento della rifinitura, lui ha capito che sarebbe andato in panchina e è venuto a chiedermi perché. Io ho detto tesoro, perché? Questi sono i dati GPS, l'allenamento, gli allenamenti che sto vedendo non è quello che voglio per noi. Cioè, io voglio una squadra magari con un tasso tecnico inferiore, ma con un grado di aggressività di corsa molto superiore. E lui mi rispose così, mi disse: ma guarda che io ho marcato Drogba e Eto'o in nazionale e non mi hanno mai fatto gol. E io ho detto sì, hai marcato in effetti, Quanti anni fa? si parla del passato, ma io non ho messo in dubbio
che sei stato un grande giocatore, ma in questo momento io ho bisogno, non posso guardare il curriculum, il tuo curriculum, ho bisogno di gente che corre, ho bisogno di gente che... E quindi sì, ho ricreato delle dinamiche, perché sai benissimo che l'allenatore, se ha forza, la società è in grado di creare delle dinamiche e quindi dare forza a alcuni giocatori che fino a quel momento lì magari non ne avevano. E quindi se tu un leader lo escludi, perché in un primo momento lo metti in panchina, poi in tribuna, poi va a allenarsi con la primavera. Quindi è necessario avere uno o due esempi di questo e poi le cose vanno come devono andare. E in effetti poi le cose sono andate molto molto bene, perché si sono ricreate delle dinamiche dove alcuni leader che fino a quel momento lì erano soffocati da questi sono venuti fuori. Ho avuto la fortuna di avere dei leader positivi, avere dei giovani che avevano voglia di allenarsi, una società presente che mi faceva di tutto per farmi lavorare in buone condizioni, e siamo riusciti a fare un campionato dove abbiamo vinto il campionato. Insomma, che questo aiuta a Aiuta. fare. No, volevo dire, quando tu fai delle scelte forti, dove tu decidi di mettere in panchina uno o due giocatori importanti che hanno fatto la storia del club, è una scelta che non puoi tornare indietro. Quindi o vinci o muori, cioè O nel muori. senso lì devi vincere, no, cioè in modo, hai capito, simbolico, però nel senso che lì devi vincere. Se tu vinci dopo una scelta del genere, allora ne esci molto più forte, Sì. rinforzato e tutti vanno nella stessa direzione. Purtroppo se tu e poi i risultati non ci sono, è chiaro che è un boomerang, quindi rischi il posto, però in quel momento lì era la cosa giusta da fare. Poi nella mia carriera, nella mia piccola carriera, non ho mai avuto remore a prendere decisioni forti, perché altrimenti non mi sarei divertito io. Stefano, abbiamo introdotto il discorso della leadership, abbiamo parlato di leader positivi, abbiamo parlato della forza di assumere delle decisioni. Approfondiamo questo concetto. Quali sono i diversi aspetti e i diversi modi di guidare un gruppo e quali sono anche i diversi modi di gestire le varie situazioni che si presentano all'interno di una squadra? Perché comunque quando siamo a contatto con varie realtà abbiamo modo di gestire e dobbiamo gestire varie situazioni. Come si è detto prima, allora, i leader sono l'anima della squadra, nel senso, se hai la fortuna di avere dei leader positivi, sono quelli che trascinano gli altri, perché a un certo momento c'è bisogno a volte di una spinta di un giocatore autorevole all'interno dello spogliatoio, che può essere anche più importante che non la spinta del mister. Quindi sicuramente questo è il primo presupposto. Poi la leadership. Se tu guardi bene anche la storia del calcio, cioè hanno vinto figure all'opposto, cioè sono state persone, allenatori tipo Capello, Conte, Higgins, Mourinho, allenatori molto duri che hanno vinto scudetti, però hanno vinto anche gente come Ancelotti, come Eriksson, cioè allenatori, cioè Eriksson per esempio era al limite dell'autogestione. È No, veramente, cioè nel vero. senso, perché lui ha una convinzione che lui non è il maestro di vita dei giocatori, lui si limita a allenare bene, dare fiducia ai giocatori, però lascia molte libertà, non è un giocatore, un allenatore che vuole entrare, quindi è un altro tipo di leadership. Io penso che non ci sia anche lì una regola. Bisogna essere duri o bisogna essere morbidi, bisogna essere se stessi. Io arrivai in Bulgaria nel 2008, il mio presidente mi disse: "Ah, ti ho preso perché sei italiano, devi essere duro come Capello". Disse: "Presidente, ha sbagliato allenatore allora". Io sono una persona che prima di tutto cerco di instaurare un rapporto, delle dinamiche, un'interattività con il gruppo. Non sono una persona che dice andiamo lì perché lo dico io. Sì, andiamo lì perché lo dico io, te lo posso dire se a un certo momento mi rendo conto che nonostante tutto quello che ti ho spiegato, l'allenamento eccetera, mi rendo conto che tu non ti presti al progetto, allora a quel punto lì devo diventare un leader di questo tipo qua. Ma normalmente la mia indole, la mia personalità è diversa, cioè si deve basare tutto sul dialogo. Se c'è un problema,
lo affrontiamo, ne parliamo. Gli allenatori non devono avere paura di parlare con i giocatori. Tra l'altro, Nicola, c'è un dato che mi fece molto riflettere. Facendo il corso a Coverciano qualche anno fa, nel 2015, quindi sono già passati 5 anni, venne fuori un dato che di media, un allenatore in Serie A parla con il singolo giocatore 3 minuti al mese. Mamma mia, 3 minuti al mese significa 10 secondi a settimana. Nel senso che al di là del rapporto quasi buongiorno, buonasera, vai a destra, a sinistra, accorcia su questo, devi fare l'uscita sul terzino, non c'è, in molti casi non c'è un'interattività dovute a alcune credenze, dovute al fatto che comunque le rose di Serie A sono fatte comunque di 27, 28, 30 giocatori, ci sono altri 15 collaboratori, c'è anche una società, magari per un allenatore è faticoso tenere i rapporti con 50-60 persone, però è importante, a mio parere, anche se è faticoso e ci vuole del tempo, è importante dedicare del tempo alla squadra. È come una pianta che si deve nutrire, deve esserci interattività. Se tu perdi la connessione, se tu perdi di vista quello che è la situazione attuale, e poi c'è il rischio di fare una diagnosi sbagliata. Condivido pienamente quello che dici, Stefano, perché ritengo i rapporti che noi creiamo con le persone una delle cose più importanti della vita. Le relazioni che creiamo sono un valore molto importante. Ci saluta anche Stefano Mangino. Ciao Stefano, scrivici se ci senti bene e da dove sei collegato. Anche Stefano Mangino è all'interno del mondo del calcio. Stefano, una domanda che mi viene spontanea in questo momento e che è la prima volta che ti faccio, cioè qual è il tecnico a cui ti ispiri? Guarda, è chiaro che quando ho iniziato ad allenare a me piaceva molto Lippi, nel senso erano gli anni 94, 5, 6 e lo vedevo come un tecnico che aveva comunque, credo, un buon rapporto con i giocatori. Poi dopo ho avuto modo successivamente di conoscerlo, di affrontare alcuni argomenti con lui, e lui mi diceva proprio che quando si crea questo gruppo, questo spirito di gruppo all'interno della squadra, tu puoi prendere un centrale, mettere un terzino centrale, le cose funzionano uguali. Quindi lui aveva all'epoca grande empatia col gruppo, grande carisma comunque Sì. nell'ambiente, sicuramente era una persona che conosceva bene il calcio, eccetera. Al di là di questo, io non ho un tecnico. Sì, al momento ti potrei dire, mi piace molto Klopp. Mi piace Klopp perché è una persona che dopo una finale di Champions torna a casa a piedi, in mezzo alla folla, perché si beve una birra con tutti i tifosi, perché è una persona che quando parla di calcio lo vedi che si emoziona. Io ho visto filmati di lui in allenamento, lo vedi che gesticola, si muove, mi piace. Però non direi uno, cioè direi che tanti allenatori hanno tutti qualcosa che a un certo momento, in molti dei casi, mi sono piaciuti o ho preso, cioè un aspetto che ho approfondito. Non ho un allenatore preferito, però ho avuto nel corso della carriera dei momenti dove alcuni allenatori mi hanno ispirato in quel momento lì. Bene, sì. Noi professionisti, sia che siamo professionisti del mondo della crescita personale o professionisti del mondo sportivo, abbiamo bisogno di ispirazione, perché magari in quel momento dove siamo un po' in down, la persona che ci ispira ci dà degli spunti per tornare in up e questo è un aspetto davvero molto importante. Stefano, tu hai iniziato la tua carriera di allenatore allenando il settore giovanile. Da vari anni alleni le prime squadre. Quali sono le differenze a livello di approccio con i giocatori, ovvero con i giocatori del settore giovanile e con i giocatori delle prime squadre? Giovanile, sicuramente le dinamiche sono sempre quelle, perché si parla di avere un gruppo che è fatto di tantissime individualità, le metti insieme e devi raggiungere degli obiettivi. Quindi fondamentalmente la partenza e l'arrivo sono identici.
La differenza è il contesto, nel senso che in un primo caso tu stai allenando una squadra di giovanissimi del San Domenico, dell'Arezzo, della Tuscara, stai allenando una squadra di ragazzi di 15 anni. Non sono ragazzi retribuiti, sono ragazzi che lo fanno per passione e Vero. quindi ho trovato grandissimi valori sia nei giocatori che in molti casi anche nei genitori di questi ragazzi che in alcune figure della società. E quindi tu hai un approccio, cioè il giovane è molto critico. Un ragazzo di 15 anni ti fa una diagnosi di qualcosa in un minuto e mezzo puoi essere morto, cioè nel senso sono molto critici. Quindi tu arrivi al campo per la prima volta, ti viene affidato questo gruppo di giocatori che tu non conosci oppure l'hai visti giocare ma non conosci i singoli giocatori e loro sono lì che ti guardano e ti osservano e quindi vieni giudicato da loro che non sono retribuiti, quindi non se lo possono permettere e di conseguenza si vengono a creare delle dinamiche dove, almeno parlo per me, è sempre stato un grandissimo piacere perché c'è coerenza, ci sono dei valori molto forti, fondamentalmente. Se sei coerente, se sei una persona che lo fa con passione e che loro, dopo aver grattato un pochino la tua personalità, si accorgono che non è che viene via la figura, ma che magari c'è anche un po' di sostanza dietro, allora si fidano di te quando una squadra poi si fida dell'allenatore. C'è un momento particolare, tra l'altro, che mi piace sempre ricordare, è quando da gruppo si diventa squadra. Wow, ci puoi Perché? parlare di questo aspetto, Stefano? È una bella metafora, hai detto una cosa bellissima, da gruppo si diventa squadra. Che differenza c'è tra gruppo e squadra? Gruppo, ti faccio un esempio, tu viaggi, vai a New York, arrivi all'aeroporto. Sei in partenza per New York insieme a altre 200 persone, hai lo stesso obiettivo, raggiungere New York, sei un gruppo, ma non è che c'è interattività tra te e i passeggeri, quindi non si può dire che siete competitivi, no? Perché anche è un gruppo che non si è nemmeno scelto, cioè ha la stessa finalità, ma non è disposto a fare un percorso insieme. Una squadra invece è un gruppo di persone che ha la stessa finalità, quindi la vittoria o la prestazione o la performance, e che a un certo momento decide di mettere ognuno di loro a disposizione il proprio talento per l'obiettivo comune. Quello è diventare squadra. E io ogni anno, specialmente io parlo di quando era la prima volta che prendevo in mano una squadra, cioè un gruppo che io non conoscevo, loro non conoscevano me. Iniziavo generalmente ad agosto la preparazione e facevamo delle partite, allenamenti, partite, con tutte le dinamiche che questo implicava. Vinci, perdi, pareggi, è stato espulso un giocatore, abbiamo sbagliato un rigore al 90esimo, tutte le dinamiche, eccetera. Però c'era un segnale che eravamo squadra, era il giorno che dopo aver segnato un gol, tutti i giocatori venivano alla panchina ad abbracciarsi. E Wow, bellissimo gesto! questo a volte capitava a novembre, a volte a dicembre, a volte anche a gennaio-febbraio, perché per essere gruppo è abbastanza facile. Basta avere un obiettivo comune, ma per essere squadra è difficile, È perché vero. per essere squadra ci vuole da parte dell'allenatore, innanzitutto una grande conoscenza dei vari giocatori. Punto primo. Secondo, bisogna che anche questi stessi giocatori abbiano le qualità morali e tecniche per mettersi al servizio del progetto. Ti faccio un esempio. Sì. Per me, nel settore giovanile, giocare è un diritto, non è un optional. Un ragazzo che va a giocare al calcio, giocare la partita è un diritto. Io molto spesso ho perso delle partite o pareggiate perché facevo dei cambi, erano dei cambi già deciso prima, perché si basava su un minutaggio che era giusto, non potevo appoggiarmi su 10-11 giocatori e altri 10 cosa facevano? Quando mai ci sarebbe stato un miglioramento se io non sono coinvolto nelle partite, anche con i miei sbagli? E quindi quando questo procedimento, questo processo viene a termine, tu passi da gruppo a squadra. E a quel punto lì, quando c'è l'abbraccio condiviso dopo un gol,
vuol dire che non sono io che ho fatto il gol e l'ho fatto per me, vado sotto la tribuna o davanti a mio babbo, ma vengo a condividere questa grande gioia con quello seduto in panchina che non sta giocando e magari fino a quel momento lì non ha contribuito lui a farci vincere, però tu vuoi contribuire e vuoi condividere con lui questa grande gioia perché lo consideri importante. E quindi quando c'è questa cosa qua che accade, io sono in panchina felice perché dico, ecco, da domani saremo più forti, adesso siamo squadra. Questo è il settore giovanile. Allenare una squadra di Serie A, una squadra diciamo professionistica, è una gestione completamente diversa. Innanzitutto il professionista è retribuito e pagato e quindi lui, a prescindere che tu sia Mourinho, Klopp oppure un coglione, lui il suo lavoro lo fa e anche lo fa perché è un'azienda individuale, quindi fondamentalmente anche me, un pochino meno, un pochino parecchio in alcuni casi, ha meno moralità del ragazzo, del dilettante, del calciatore dilettante che lo fa per passione e quindi ha un senso forte di giustizia. Il professionista molto meno. Quando lui ha un contratto il prossimo anno, non gli importa se sei tu l'allenatore, io o Klopp, l'importante è che venga retribuito e possa continuare la sua carriera. E quindi fondamentalmente di base la grande differenza è questa. Quindi in un primo caso sei giudicato fin dall'inizio, ma se riesci a convincere poi è fantastico. Nell'altro caso sei giudicato lo stesso, perché anche il giocatore professionistico a maggior ragione è sul lavoro, ha conosciuto anche altri allenatori prima di te, quindi è umano giudicare l'interlocutore, capire se questa persona ti potrà aiutare a raggiungere i tuoi scopi, quindi a vincere, a guadagnare più soldi, a vincere un campionato, un trofeo, andare in Champions. E quindi, però il professionista è disposto anche a bypassare magari alcune tue mancanze perché fa parte della professione. Quindi dice, vabbè, oh, lavora in questo modo, io sono abituato a marcare a uomo, si gioca a zona, mi adatto, perché è il mio lavoro. Il ragazzo vuol capire, mi fa domande, però ti devo dire che in ogni uomo c'è un bambino e ho notato che anche i giocatori, anche quelli grandi, se tu riesci a parlare col bambino che loro riesce a ottenere grandi risultati. Bene Stefano, prima di proseguire, ci saluta Marco Benini che pone anche una domanda. Per le persone che sono collegate potete porre qualsiasi tipo di domanda inerente all'argomento a Stefano e Stefano si è reso disponibile a rispondere alle vostre domande quando avremo terminato l'incontro. Perciò al termine dell'incontro risponderemo anche alle domande. Perciò un saluto a te Marco, scrivici da dove sei collegato. E poi c'è Stefano Mangino che ti scrive una cosa molto importante. Vi sto ascoltando da casa a Ponte Aegola. Mi è piaciuta la metafora che ha fatto Stefano. La squadra è come una pianta. E poi un altro commento di Stefano, parole sante. Cioè, ti ringraziamo Stefano per il tuo apprezzamento. Stefano lavora nel settore giovanile del Pisa. È il Ah, collaboratore di Ciccio Baiano nella squadra primavera di Pisa e ho rincontrato Stefano dopo 24 anni, abbiamo fatto il servizio militare insieme. Ci siamo rincontrati tramite social 20 giorni fa. Stefano, noi siamo soliti chattare su WhatsApp, su Messenger, perché tu lavori all'estero, io lavoro in Italia. Una volta mi hai scritto, la prestazione ottimale inizia nella mente. Un'altra volta mi hai scritto, al calcio si gioca sì con i piedi e si gioca anche e soprattutto con la testa e con la mente. Mi hai detto in varie occasioni che un atleta deve prepararsi anche e soprattutto dal punto di vista mentale, oltre che dal punto di vista tecnico, tattico ed atletico. Quale importanza riveste la preparazione mentale per un atleta per poter poi esprimere una prestazione eccellente sul campo? innanzitutto penso che sia molto collegato la mente col corpo, tu non puoi dissociare, non puoi dire oggi faccio allenamento aerobico e quindi non richiedo
l'attenzione sul lavoro che stiamo facendo, per esempio, è un errore. Oppure facciamo la rifinitura, è una cosa tattica, quindi chiedo molta attenzione mentale, fisicamente non mi interessa. No, cioè, la persona è un insieme di cose, secondo me. È chiaro che la mente è fondamentale, ma la mente è vincente, è la mente che decide tutto, insieme a questi altri aspetti. E ti voglio spiegare anche una cosa. Hai mai notato giocatori molto forti durante la settimana che magari fai la partita il giovedì, ti fanno 3 gol e quindi tu allenatori sei, vedi esprimersi e dici cavolo, questo domenica lo faccio giocare perché guarda come gioca, poi magari la domenica non c'è la Ho prestazione. visto molti giocatori di questo tipo. Sì. Ci sono, infatti, noi quando io giocavo noi le chiamavamo i giocatori del giovedì, no? Perché sono, sì, perché sono quelli che riescono a fare una performance quando non c'è lo stress emotivo della partita. Quindi hanno le qualità tecniche, perché in allenamento fanno dei gol in rovesciata, di testa, dribbling, eccetera. Hanno le qualità tecniche per poter fare la performance, però non riescono a farla perché manca uno step mentale. E quindi quando si dice l'importanza della mente, il primo esempio che mi viene a mente è questo, cioè una persona capace di fare, però a un certo momento non riesce a raggiungere lo step proprio perché non. Cioè, quando alleni le squadre, vedi la trasformazione, cioè, nel senso, prima della gara vedi la trasformazione, i giocatori sono molto più attenti, sono concentrati, perché le squadre, a volte la vittoria tu la senti prima della gara. Io molto spesso mi capita, entro dentro lo spogliatoio e ho già una sensazione, guardo i ragazzi, capisco, dico oggi non so se vinceremo, ma sicuramente oggi facciamo una grandissima partita, perché tu capisci, vedi i giocatori concentrati, attenti. Magari metti i calci piazzati, ti fanno la domanda giusta, eccetera. Altre volte entri nello spogliatoio e vedi la squadra un po' distratta, magari quello si lega le scarpe, non segue un concetto, oppure ti chiede 2 volte la stessa cosa e dici: mamma mia, oggi sarà difficile Si perché. sente prima. Sì, si sente prima. Perché non c'è l'attenzione, non c'è la concentrazione. Quando è che un animale, una persona rende il meglio? Quando è sotto stress forte, nel senso sei davanti a un leone, devi reagire, la mente è velocissima e ti fa esprimere anche di più della tua prestazione fisica in quel momento lì. Se c'è un leone davanti, magari Nicola Verdi riesce a fare un salto di 7 metri pur di salvarsi la pelle. Anche di Giusto? 21 metri. Esatto, perché la mente ti ha lanciato un forte impulso, ti ha detto guarda, velocemente cerca di scappare perché altrimenti succede. La mente va allenata, così come si allena un controllo, un passaggio, una posizione. La mente va allenata nel senso che, almeno parlo per me, bisogna trovare sempre un filo conduttore che faccia sì che anche la seduta di allenamento venga vissuta come un percorso di arrivo alla prestazione, quindi coinvolgendo il giocatore, cercando di spiegargli, oppure anche a volte si può, in Inghilterra per esempio noi mettiamo tutti i dati GPS della prestazione per le varie esercitazioni e i giocatori ho notato che la prima cosa che facevano era guardare loro come erano andati, eccetera, eccetera. Poi dopo diventa un gioco un po' pericoloso perché se tu non fai giocare uno che secondo lui ha fatto meglio le performance, dopo devi giustificare questo. Però il filo conduttore è che, a mio parere, il giocatore deve essere coinvolto nel processo. Cioè, cosa stiamo facendo, dove lo vogliamo andare, che mezzo vogliamo utilizzare, questa è già una parte del processo. Poi la mente, ci sono delle cose che funzionano a gettone. Per esempio, tu puoi far vedere un filmato motivazionale alla squadra, un filmato di 5-6 minuti in albergo prima di andare allo stadio, ti posso assicurare che l'ho verificato, funziona e alla grande, il problema è che funziona per una partita, Vero. massimo 2 a distanza di tempo, dopo perde la sua efficacia, però ti posso assicurare che partite, c'è un filmato che è famoso perché lo puoi trovare su YouTube.
è un filmato che fece Guardiola prima della finale di Champions, mi sembra 2008, dove la finale si svolgeva a Roma e Sì, lui ricordo. paragonava la sua squadra del Barça con i gladiatori del film. E quindi c'erano immagini sovrapposte di Thierry Henry che faceva un'azione mentre c'era il gladiatore che picchiava dentro l'arena. Ed c'era tutto un filmato in crescita. Per esempio, questo filmato mi è capitato di farlo vedere a delle scuole che allenavo dicendo: ragazzi, volete sapere cosa intendo dire della partita di oggi? Intendo dire questo, lo fai vedere, non c'è bisogno di parlare in quei casi lì, eh. Tu arrivi al campo, vai tranquillo che la squadra farà una partita I fantastica. giocatori volano. I giocatori combattono, volano, riescono a rimontare i risultati perché si sono immedesimati in quella cosa lì. Però il problema è che è una cosa che funziona una volta, barra due. Cioè, non puoi andare avanti a filmati, a gettoni. Quindi devi andare a pescare a livello individuale e cercare di capire così bene i tuoi giocatori, di creare quel rapporto che a volte, per esempio, a me mi è capitato, ti dico un esempio, avevo un attaccante che non stava segnando, è un attaccante straniero molto importante, non stava segnando, e chiesi alla moglie del giocatore di darmi un body del bambino che era nato di questo ragazzo. E con la dedica della moglie, chiaramente aveva scritto del tipo come se fosse il bambino a parlare, e papà oggi segna per me. E si fece trovare, entriamo dentro lo spogliatoio, ognuno c'era la sua maglia, e si fece trovare accanto alla sua maglia questo body con questa scritta qua. Mi sembrerà strano, lui ha fatto due gol in 20 minuti. Perché l'avevi toccato esattamente dove c'era scritto, non so, papà, sono orgoglioso di te, una roba del genere. Lui in quel momento lì aveva bisogno di questa spinta motivazionale che con gli allenamenti non riuscivamo a, cioè non trovavi la chiave perché ti allenavi, ma se ci sono dei meccanismi, a volte sono molto complessi. Quindi la nascita di questo bambino, che poi tra l'altro era nato anche prematuro, quindi aveva tante notti insonne, eccetera, aveva comunque contribuito ad avere una performance inferiore e di conseguenza essere meno competitivo. Hai fatto sì di creare in questo giocatore un'ancora positiva e gli hai smosso Esatto. qualcosa dentro che ha fatto sì che lui esprimesse davvero le sue potenzialità. Mi viene in mente una cosa, Stefano, che mi hai detto. Tu hai avuto la possibilità di allenare Luca Toni, campione del mondo. E una volta, tramite degli audio che ci siamo scambiati su WhatsApp, mi hai detto che Luca Toni aveva questa grandissima capacità di pretendere di più da se stesso nei confronti di ogni prestazione che svolgeva, ovvero lui chiedeva sempre di più a se stesso. Questo è una cosa che ho riscontrato in tutti i giocatori che ho allenato, diciamo giocatori importanti. Hanno questa capacità di automotivarsi, quindi loro hanno dentro di loro una motivazione differente di un giocatore normale. Perché tu vedi un giocatore di Serie C è in grado tecnicamente di fare delle cose e giocare in Serie A, però il problema è che magari non è in grado di ripetere le prestazioni tutte le domeniche. Quindi diventa un giocatore della Serie C o della Serie B, mentre l'altro che è in Serie A rimane in Serie A, gioca in Serie A, fa delle stagioni perché ha qualità, prima di tutto, non sempre, prende un giocatore come Messi, anche senza andare a cercare Messi, insomma, sono giocatori come Icardi, Dybala, eccetera, hanno questa elasticità fisica, questa fluidità tecnica, questa lettura che fa sì che sono dei grandi giocatori. Ma fondamentalmente è la loro capacità di automotivarsi, la capacità di andare oltre. Io mi ricordo di Bresciano, Marc Marc Bresciano, Bresciano, ex giocatore del Parma. Parma, Empoli, Palermo, insomma, Marc è stato il capitano dell'Australia, insomma, che ha vinto la Coppa d'Asia. Marc è un ragazzo straordinario. Quindi io allenavo Bresciano e andammo a fare una trasferta in Champions League in Asia. Tornammo la notte alle 4, il giorno dopo facevamo rifinitura e lui mi disse: guarda, mister, io voglio dormire qua all'albergo del centro sportivo perché sai, un'ora per andare a casa, domani un'ora per venire, queste 2 ore qua ho bisogno di riposarmi bene perché domani voglio fare uno scarico sia in campo che in piscina, ne ho bisogno, voglio fare alcuni lavori, eccetera.
Poteva anche dire: guarda, mister, sono stanco, 34 anni, 35, ho fatto la mia partita, abbiamo vinto grazie anche al mio gol, vado a casa, poi magari vediamo. Invece è stato professionale, professionista, e anche lui aveva questa grande caratteristica che era uno che non mollava, che chiedeva sempre tanto a se stesso, e sono giocatori quelli che hanno questa costanza, questa forza psicologica che li spinge poi a dare un grande rendimento, diciamo con regolarità, poi, eccetera. Che loro sbagliano partite, anche loro mica sono sempre al Ci può 100%, però stare. si parla di percentuale, magari su 10 partite il Bresciano poteva sbagliarne una, però la prestazione c'era sempre, insomma. Non vuol dire non sbagliare un passaggio, vuol dire però essere in partita. Bene, Marco Benini, scrivo da Arezzo, perciò anche Marco Benini scrive dalla nostra città. Approfondiamo un attimo questo tema, Stefano, il tema del legame fra la mente, il cuore e le gambe. Ci puoi parlare di questi temi a 360 gradi? Qual è lo stretto legame tra testa, mente, cuore e gambe? Penso che abbiamo già accennato prima, nel senso che secondo me, per me, quando si parla di cuore si parla di motivazioni, cioè si parla di mente, si parla di forza, si parla di fisico, si parla di. E non si può dividere, cioè non si può dire ecco oggi voglio toccare il cuore e la mente no, cioè nel senso allora, oppure sì, io sono un grande motivatore, però. Non c'è bisogno di allenarci, allora si sta dentro lo spogliatoio, io parlo per un'ora e mezza, tutti vanno a casa. No, bisogna trovare un equilibrio e questo equilibrio è già avere un'idea di calcio, di quello che si vuole fare, che è la prima cosa per l'allenatore. Avere un'idea forte di calcio, che poi può essere un'idea di voglio giocare, non mi importa, imposto dal basso. Tipo come fa il Sassuolo con De Zerbi, no? È una scelta, eccetera. Magari ci sarà giornata che si può sbagliare e prendere un'imbarcata, ma voglio che comunque andiamo in quella direzione lì. È una scelta. Zeman aveva dei concetti offensivi principalmente, infatti lo diceva anche da sé, che non lavorava sulla difesa perché voleva mentalizzare i giocatori unicamente sulla fase offensiva, che quello era il suo obiettivo. Ogni allenatore ha un suo modo, un suo metodo, una sua linea guida, eccetera. Però ognuno di questi qua non può prescindere dal stretto legame tra la mente, le gambe e il cuore. E quando si parla di correlazione tra questi tre elementi, com'è che si crea una prestazione, cioè la partita, questa sera ho fatto una partita bellissima, ho giocato la partita migliore di questa stagione, e ti vai ad analizzare, magari vedi anche una settimana che non è stata una settimana bellissima. Per esempio, io non ricordo, io leggo tantissime autobiografie di allenatori, no? Credo che no, ne avrò letti 100, perché mi piace a volte ripercorrere, insomma, quello che è stata la preparazione di alcune gare, eccetera. Mi ricordo di Ancelotti che parlava prima della finale contro il Liverpool, la seconda, non la prima, dove praticamente tutta la settimana Pippo Inzaghi era stato, facevano i test, lui era ultimo, facevano le partite, arrivava secondo, eccetera. E lo diceva anche da sé, insomma, non stava bene fisicamente, no? Aveva dei dolori, aveva dei problemi, eccetera, però decise di metterlo dentro in finale, infatti. Non so se fece doppietta o una roba del Fece genere. doppietta Inzaghi. Esatto. Quindi cosa sta a significare? È stata importante la settimana negativa di allenamento oppure è stato importante quel giorno lì, in quel momento lì, essere pronto con giustamente la mente, il cuore e le gambe? Ecco, allora, per arrivare a raggiungere questo obiettivo, io non ho la pretesa di dirlo, perché la ricetta non ce l'ho nemmeno io, perché, voglio dire, è come. Quando ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere Guardiola, lui disse che quando iniziò ad allenare, la prima cosa che fece, prese l'aereo, andò a vedere Bielsa, gli allenamenti di Bielsa, per capire il segreto del calcio. Perché lui diceva, io ero sicuro che questi santoni qua avevano un libro dove era tutto scritto quello che bisognava fare, eccetera.
Poi mi sono reso conto, confrontandomi con tanti allenatori di successo, che fondamentalmente il libro lo scriviamo noi. Wow, Siamo bella noi il libro. frase. Com'è? Bella frase. Il libro lo scriviamo noi, cioè nel senso, sulla base di quello che penso io, sulle mie convinzioni, vado a prendere elementi, per esempio Bielsa mi piace perché è uno che guarda l'avversario, che studia l'avversario, fa uno studio e quindi mette davanti alla squadra tutto quello che potrebbe capitare e quindi cos'è che fa paura a un giocatore? L'ignoto, il non sapere quello che Vero. succederà e non avere le... Infatti, molto spesso quando tu vedi un giocatore stressato, io molto spesso vado lì e gli parlo del suo diretto avversario, no? E mi rendo conto che automaticamente lui si calma. E quindi, tu vai a prendere, diciamo, degli elementi di ogni allenatore, una frase, un episodio, la gestione di una situazione. A volte ti può capitare, per esempio, ho parlato prima dei leader positivi. Sì. Potrei parlarti dei leader negativi. Che succede se tu allenatore a un certo momento il tuo capitano si alza in piedi e ti dice di no davanti al gruppo, oppure va a contraddire una tua convinzione sulla prossima partita o sul modo di affrontare l'avversario? Cioè sono situazioni che tu devi gestire velocemente. Devi gestire velocemente, devi essere anche esperto, ma non sempre sei pronto a gestire tutte le situazioni. Quindi in quel caso lì è molto utile leggere, vedere, informarsi, sapere come sono state gestite delle situazioni e poi ci sono delle situazioni che magari la soluzione ti piacerà e quindi nel tuo libro della vita, nel tuo libro del calcio lo potrai inserire o meno. Bene, bene Stefano, abbiamo parlato di temi molto importanti, abbiamo parlato di settore giovanile, abbiamo parlato di prime squadre, abbiamo parlato di empatia, abbiamo parlato di leader positivi, di leadership, di testa, gambe, cuore. Siamo collegati già da un'oretta ed è stata un'oretta davvero molto bella, abbiamo condiviso tanti aspetti insieme. Adesso c'è una domanda che ti rivolge Marco Benini. È una bella domanda. Che caratteristiche deve avere una persona per far parte del tuo staff? Chiaramente lavorando all'estero è chiaro che ci vuole uno spirito particolare, cioè tu devi essere uno che ti sai adattare, sei curioso, una persona che ha una preparazione comunque importante, perché quando tu vai all'estero comunque è chiaro che loro si aspettano molto da te allenatore, da te staff, e quindi lo staff deve essere curioso, lo staff deve essere... Io stesso facevo parte di uno staff e quindi mi informavo, mi aggiornavo e cercavo sempre di proporre cose differenti, nuove, diciamo di essere sempre più preciso del lavoro. Le caratteristiche di base sono quelle di... Prendiamo Gianluca Sorini, per esempio, Sì. che è il mio preparatore atletico. Con lui la cosa è iniziata nel 2013. Ce l'avamo conosciuti, lui lavorava nell'Arezzo, ha lavorato diversi anni nell'Arezzo, ci avevamo conosciuti, scambiati opinioni, eccetera, però non volevo prendere il rischio di inserire nello staff una persona che poi strada facendo potrebbe non adattarsi alle esigenze del momento. Quindi ho fatto una scelta, ero in Italia con la squadra in preparazione a Norcia, per l'appunto. E ho deciso di inserirlo nello staff. Quindi l'ho inserito come secondo preparatore con delle mansioni particolari, doveva fare dei lavori particolari con gli elastici, lavori di forza, eccetera, coinvolgendo anche il preparatore brasiliano che avevo all'epoca, che mi aveva imposto la società, cioè imposto, c'era e faceva parte, aveva un contratto, quindi decisi di tenerlo. Anche perché è una persona poi molto solare, molto, molto alla mano, quindi ho capito che si poteva lavorare insieme, però stesso momento era un modo anche di misurare anche Gianluca, di capire come si comportava, come gestiva. E ho visto che era un ragazzo che si metteva a disposizione, portava la telecamera, si faceva anche dei lavori che andavano anche oltre il preparatore atletico. Quindi quando ho avuto l'opportunità di poter...
fare una scelta, ho pensato che fosse giusto che si meritava questa chance. Poi è stata una buona intuizione, perché poi siamo andati in Palestina e abbiamo detto tutto. In Palestina è stato un grandissimo anno il 2015, Sì. eh? Beh, bello, bello, perché a volte ci vuole anche fortuna, nel senso di trovare la società giusta, il momento giusto, che sta cercando quello che tu stai proponendo, una società che ti segue, che ti aiuta, un gruppo di giocatori che avevano tante motivazioni, quindi la mente, avevano anche qualità. E quindi uno che fa parte del mio staff deve essere uno che studia, che si aggiorna in continuazione, uno che ti può anche dire: guarda, che andiamo a lavorare lì, ti faccio un esempio, andiamo a lavorare in Indonesia o in un paese asiatico molto caldo, molto umido, magari ecco, questo tipo di lavoro sono più adatti che non quest'altri, questo tipo di alimentazione, i recuperi facciamoli in piscina piuttosto che in campo. Ecco, una persona che abbia sempre, che si aggiorni sempre, abbia sempre, è una persona più tecnologica, chiaramente, perché l'immagine è importante, specialmente quando vuoi coinvolgere un gruppo, è importante. Stai spiegando a volte dei concetti o delle situazioni, dei lavori che loro non conoscono, devi presentarlo con un video o con una cosa del genere. Quindi, ecco, una persona solare, aperta, una persona che ascolta, una persona che sa stare al suo posto anche, perché l'allenatore è il leader principale, gli altri sono persone che io dicevo sempre a Zenga, insomma, io ero con lui, il mio obiettivo era di quello di aiutarlo a vincere, fondamentalmente. Anche aiutare a vincere una persona è un bell'obiettivo e fa parte delle caratteristiche ideali di un collaboratore. Ma infatti ho lavorato 6 anni con Zenga, infatti c'è un rapporto fraterno, perché specialmente quando sei all'estero, dove non è come in Italia, dove magari tu fai la seduta d'allenamento, poi vai a casa, fai la tua vita, eccetera. Lì sei all'estero, magari vivi nello stesso compound, o in una casa, una villa accanto alla sua, e per forza ti vedi la mattina. E magari fai una cena e vai fuori con le famiglie, eccetera, quindi vivi un rapporto molto più intenso, insomma. Bene, benissimo. Adesso vado a scorrere un attimo i messaggi per notare se ci sono altre domande nei tuoi confronti, Stefano. Marco Benini ti ringrazia per questa risposta. Ok, Marco Benini, un altro commento di Stefano. Bene, al momento le domande sono terminate ed è terminata anche questa bellissima condivisione. Io ti ringrazio Stefano e mando un messaggio alle persone che sono collegate ed anche alle persone che si collegheranno nella registrazione perché questa intervista rimarrà all'interno della mia pagina fan e nel mio profilo pubblico. Stefano si è preso più di un'ora del suo tempo, vi ha dato tanto perché ha parlato di temi importanti per il calcio, per qualsiasi sport ed anche per la vita. Perché l'empatia, la leadership e il saper stare al proprio posto e dare valore agli altri sono temi davvero importanti anche per la vita. Adesso fate un piacere anche voi per le persone alle quali volete bene. Condividete questo video all'interno delle vostre bacheche in modo tale che le persone possano venire a conoscenza di questi dettagli e possono conoscere una persona dal valore umano e professionale importante Ma io, come Nicola, non ho la Stefano. pretesa di avere la verità, questa è la mia verità, quello che io penso e quello che io applico nel mio lavoro. Bene, Stefano, io ti saluto, ti ringrazio, saluto te, saluto la tua famiglia, tua moglie Susi e i tuoi figli Mirko e Marco. Marco, Grazie di tutto. grazie a voi. Ciao Stefano, Ciao, ciao. ciao.